Ringrazio, come dicevo, ciascuno dei relatori e ciascuno dei presenti. Il professore Niede in particolare ha ricordato la fondazione, potremmo dire, nell'ordine dell'obbedienza di ogni comando. Potremmo dire con Aristotele, guardate, questo, come sapete perfettamente, è un punto su cui Aristotele riflette nel primo libro della Politica. In fondo, comandare è obbedire. Può comandare solo chi obbedisce. Si comanda obbedendo. L'autentico comando è in sostanza un'obbedienza ad una legge superiore. Chi comanda autenticamente non comanda in nome di se stesso, ma comanda in nome di un principio che va al di là sia di chi comanda sia di chi ubbidisce, e che è il principio che intrinsecamente legittima, intrinsecamente fonda, intrinsecamente dunque giustifica ogni azione del comandare. È chiaro che al di là e al di fuori della trascendenza, ove è negata la trascendenza, l'autorità perde qualsiasi significato, si svilisce nel nichilismo del potere. E in effetti la modernità, con l'affermazione della sovranità, cioè di un potere autoreferenziale senza limiti, è negatrice della autorità ed afferma puramente e semplicemente il potere. Si può trattare del potere dell'individuo, del potere dello Stato, del potere della classe, del potere della razza, del potere della nazione. In ogni caso sarà un potere intrinsecamente immanentistico, sarà un potere intrinsecamente ateo, sarà un potere intrinsecamente nichilistico, un potere senza verità. Un potere che non obbedisce all'ordine del bene è un potere fondato sul nulla e che non ha alcun diritto di comandare a chi che sia ed alcunché. Dunque ringrazio per la riflessione articolata e densa mi permetto di dire particolarmente per questo spunto. Il professor Di Matteo ha insistito giustamente sul rilievo assiologico dell'autorità. La necessità in fondo dell'autorità deriva dalla necessità del fine, dalla necessità del fine. Un filosofo del diritto contemporaneo della prima metà del Novecento, Diavasti, che si occupa appunto, potremmo dire, della filosofia del diritto pubblico, un filosofo tomista contemporaneo, riflette a fondo sul problema che è stato molto bene prima evocato dall'avvocato Sottu, il problema del fondamento del diritto pubblico. Che cosa dà il diritto allo Stato di comandare? Che cosa? In nome di che cosa si punisce qualcuno o eventualmente non si punisce qualcun altro? E il professor De Matteo giustamente ha ricordato che la necessità dell'autorità deriva dalla necessità del fine. Se si esclude il fine e dunque l'ordine del bene, non può che essere esclusa qualsiasi autorità. Dunque escluso il bene comune, è escluso anche il senso, il segno, la direzione dell'autorità. E guardate, si potrebbe aggiungere, ed è stato molto bene ricordato, l'autorità è molto diversa dal potere. La modernità parla del potere, non parla dell'autorità. Non a caso, non a caso, la modernità conosce il potere, disconosce l'autorità, e si pone il problema la modernità dei limiti del potere. E come risponde, beh, potremmo dire risponde con Montesquieu: il potere limita il potere, il potere limita il potere, il fuoco uguale a retro uguale, recita la famosa formula. Ma come il potere arresta il potere? Semplicemente con il potere. In nome di che cosa? In fondo in nome semplicemente della forza, in nome semplicemente del potere, dunque in fondo in nome della possibilità di sopraffare un altro potere o almeno di limitarlo nella sua sfera di attività. La autorità invece è sempre limitata, sì, è un po' il punto
a cui giustamente ha fatto riferimento in esordio ancora il professor Gnendre, l'autorità è sempre limitata. Da che cosa? Dall'ordine della verità. E allora vedete che l'ordine del bene, che l'ordine della verità assicura il limite intrinseco. L'autentica autorità non può comandare quello che vuole. Deve comandare quello che deve, non può comandare quello che vuole, non può dirci che il morto è vivo e che il vivo è morto, non può affermare che ad alcuni va riconosciuto il diritto a vivere e ad altri no, o che il diritto, o che il bambino nel grembo materno non ha alcun diritto a vivere. L'autorità non può che essere regolata dall'ordine della realtà e dunque dal riconoscimento, nel caso dell'esempio in discorso, della realtà della vita umana nel grembo materno. L'autorità dunque è sempre limitata intrinsecamente nell'ordine del fine, e l'ordine del fine trascende ovviamente ogni esercizio dell'autorità medesima e ne costituisce la misura intrinseca. L'avvocato Soddu, infine, che ringrazio di cuore anche per la cordiale e affettuosa, come dire, esposizione di alcune tesi che si leggono nelle pagine dei due testi di cui questa sera abbiamo parlato. L'avvocato Soddu giustamente ha evocato, come dicevo poco fa, la questione del fondamento del diritto penale. In nome di che cosa punire? Chi gli dà? Guardate, il problema se lo poneva giustamente anche Aristotele. Chi dà ad un uomo libero il diritto di punire un altro uomo libero? E guardate, non si esce dalla questione, cioè non si trova una risposta se non in termini di un principio, di un bene che trascende ogni potere e ogni volere particolare. Ma è eliminata la trascendenza, è eliminato il senso del bene comune, è chiaro che si può dire, beh, lo Stato moderno non ha alcun diritto di punire se non eventualmente evocando un orizzonte che in fondo va al di là del convenzionalismo tipico del mito del contratto sociale, che è alla radice dello Stato moderno. Il relativismo del liberalismo, veniva giustamente ricordato poco fa, il relativismo del liberalismo è distruttivo di qualsiasordinamento, è distruttivo di qualsiasi ordinamento. L'agnosticismo assiologico è distruttivo di qualsiasi ordinamento. Nessun ordinamento può stare in piedi senza valutare, veniva giustamente ricordato poco fa, certo, nessun ordinamento sta in piedi senza valutare, anche l'ordinamento che pretende di essere avvalutativo non può non valutare, perché se non valutasse dovrebbe smettere di regolare alcunché, in fondo dovrebbe tacere, ma per tacere dovrebbe smettere di esistere. In fondo l'ordinamento dello Stato moderno sta in piedi nonostante le premesse dello Stato moderno, non a causa delle premesse dello Stato moderno, perché a causa delle premesse dello Stato moderno l'ordinamento si autodistrugge, si autonega, va incontro appunto, come giustamente veniva ricordato poco fa, a quella autofagia, a quel divorare se medesimo tipico appunto degli ordinamenti della modernità, cioè senza l'assiologia, senza il rindimento dei valori, dell'ordine del bene, beh, non c'è la possibilità di fondare alcun tipo di ordinamento. E ringrazio, ripeto, veramente i relatori perché ci hanno dato la possibilità di riflettere, di pensare insieme e di porre attenzione dunque a queste questioni veramente decisive. Come tenterò di fare rapidissimamente, in fondo suggellare con due battute, con due considerazioni questo incontro, facendo riferimento ai testi di cui si parlava durante appunto il convegno, di cui hanno così bene parlato i relatori, suggerirei due punti semplicemente. Primo punto, la politica è scienza etica. Guardate, non può essere politica senza essere scienza etica, veniva giustamente ricordato poco fa. La politica avvalutativa
non può esistere. Perché ci sia la politica, attenzione, perché ci sia la politica sia come il politico, cioè la realtà delle cose politiche, sia come sapere come agire, occorre valutare. Una politica avvalutativa è impossibile, a maggior ragione è impossibile una politica come tecnica. Poi chissà perché quando parliamo dei tecnici vengono in mente i banchieri, è vero, chissà perché, ma nessuno, se ha un problema idraulico chiama il banchiere, è vero, ma se abbiamo un problema idraulico eventualmente chiamiamo l'idraulico, se abbiamo un problema elettrico eventualmente chiamiamo l'elettricista, ma non il banchiere. E dunque, ma ad ogni modo c'è questa singolare assimilazione nei tempi più recenti, ma non a caso. E dunque la politica non è una tecnica, la politica è una scienza ed è un'arte, ma è una scienza ed è un'arte che riguarda l'ordine della finalità, perché la politica non può non essere assiologica, cioè non può non avere riguardo ai valori, per un motivo molto semplice, a riguardo alla vita umana, a riguardo a esseri umani, non a riguardo a cose, men che meno a riguardo a modelli matematici, men che meno a riguardo a teoremi, men che meno a riguardo a utopie. Se ha riguardo a utopie, dimentica la realtà e a maggior ragione dimentica gli esseri umani. Il fine della comunità politica è il fine dell'essere umano. È il fine dell'essere umano, non ci sono due fini in fondo. Certo, si può distinguere tra il fine ultimo imperfetto e il fine ultimo perfetto, tra il fine ultimo, come dire, il prossimo e il fine ultimo remoto, ma in ultima istanza il fine non può che essere appunto uno solo. Dunque, la politica o è scienza etica oppure non è. E mi direte, e che cos'è? Per esempio è statistica. Statistica, un discorso sullo Stato apparato per esempio, sulla burocrazia, ecco, direbbe bene ciò in cui in fondo consiste lo Stato moderno, l'apparato burocratico, l'apparato. O ancora la politica, se non è scienza etica, diventa un discorso sul potere, diventa la lotta dei gruppi, diventa la lotta dei partiti, diventa lo scontro delle ideologie e quant'altro, ma non avrà più a che fare con la comunità degli esseri umani. Ecco il punto fondamentale. Dunque, prima considerazione che mi permetto di suggerire, come dire, come indicazione, è vero, si potrebbe dire essenziale, di massima. Seconda indicazione, dall'altro testo su cui questa sera è stato così bene detto, su cui questa sera abbiamo insieme riflettuto, emerge una, come dire, dicotomia, una opposizione in termini di concetti. La politica non è la cratologia, cioè non è il discorso sul potere. La politica nei termini della modernità è un discorso sul potere, è un discorso sul potere. È stato detto benissimo dai relatori. Beh, con Machiavelli la politica è un discorso sul potere. In fondo che cos'è il principe di Machiavelli? È una sorta di manuale per conquistare e conservare il potere. Questo Machiavelli lo dice con assoluta chiarezza. Che cos'è in fondo la politica anche per Botero? Attenzione, in fondo l'ideatore della ragione di Stato è in fondo una tecnica a servizio della perpetuazione dello Stato stesso. Che cos'è la politica in fondo per Bernard Mandeville? Beh, è tutto sommato la beneficità dell'egoismo, la politica fondata sulla beneficità dell'egoismo, e l'egoismo non è mai benefico, neppure per chi è egoista, in definitiva. Dunque, la politica per Bentley che cos'è? È semplicemente la dialettica dei gruppi, la politologia, la politica che verrebbe fuori semplicemente dal lagone o dal conflitto tra i gruppi, ciascuno dei gruppi persegue delle sue finalità, dice Bentley, quelli sono i valori, no, in realtà sono gli obiettivi eventualmente di ciascun gruppo. In fondo che cos'è la politica anche nella prospettiva del liberalismo, se non un discorso sul potere? Il potere dei diritti, ma i diritti pensati modernamente sono, come giustamente è stato detto, tra l'altro di un autore che sostiene le tesi dei diritti umani modernamente pensati, sono in fondo l'armatura giuridica della libertà, cioè sono la garanzia per esercitare una libertà autoreferenziale, una libertà ovviamente circoscritta da quello che la norma dice oggi, potrebbe dire diversamente domani, diversamente ancora dopodomani, e si potrebbe ancora continuare, è vero, che cos'è la politica?
politica in fondo per il comunismo, se non un discorso sul potere, il potere dello Stato, il potere della classe e quant'altro. Che cos'è invece la politica come agatofilia? È la politica come amicizia del bene, è la politica dunque intesa per se stessa, che non è l'etica della politica, perché guardate, mi permetto di dire, se si pone il problema in termini di etica della politica, si pone l'etica e la politica l'una di fronte all'altra, come due in fondo polarità, l'una rispetto all'altra estranee. La politica o è scienza etica o non è, o è disumana, antiumana, negatrice della sua sostanza e della sua finalità, e non è neppure l'etica del politico. L'etica del politico penserebbe al politico come singolo, ma attenzione, penserebbe al politico come il governante. In fondo il politico non è il governante, il politico è ciascun uomo che abita la polis. San Tommaso, che è stato opportunamente citato durante appunto i lavori di questo convegno, San Tommaso nella prima seconde alla questione 61esima, articolo 5, risposta alla quarta obiezione, dice che tutta la giustizia legale è nell'ordine del bene comune. La giustizia legale riconduce a sé le altre forme della giustizia, la giustizia legale importa l'esercizio di tutte le virtù politiche. Ma quali sono le virtù politiche? Come veniva detto molto bene poco fa, le virtù politiche sono le virtù morali. Le virtù morali, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, sono virtù morali e al tempo stesso sono virtù politiche. E dunque l'azione per il bene comune insieme è l'azione non solo in vista del bene della comunità, ma anche in vista delle sue parti e di ciascuno dei membri della comunità. Classicamente, tomisticamente, non vi è opposizione tra pubblico e privato, come nella prospettiva della modernità. Non vi è opposizione tra il particolare e il comune, vi è piuttosto partecipazione. Questa partecipazione è la partecipazione nell'ordine dell'essere, partecipazione nell'ordine dunque dei valori, partecipazione nell'ordine della partecipazione metafisica appunto, dunque della fondazione e quindi della legittimazione. Questo incontro e i libri di cui questa sera abbiamo parlato sono al servizio di un recupero precisamente della riflessione autentica, cioè della riflessione che ha il senso della verità, che è fondata nell'ordine quindi della realtà e quindi ha in vista l'ordine del bene, recupero della concezione dunque autentica, riscoperta, attingimento, contemplazione potremmo dire, del senso autentico della comunità politica, che è la comunità umana, in vista appunto di ciò che è autenticamente umano e dunque di ciò che è essenziale perché l'uomo sia uomo, viva come tale e sia felice. Vi ringrazio.